Chiediamo chiarezza, ma soprattutto la chiediamo al governo italiano. Da tempo abbiamo sollevato la questione e abbiamo portato l'attenzione sia del governo sia dell'Unione Europea la questione del latte in polvere utilizzato in altri paesi per la produzione di formaggio. Il governo italiano solo a parole si spende per la tutela del prodotto italiano, ma nella realtà dei fatti è rimasto inadempiente e in silenzio rispetto a una questione che la comunità europea invece porta avanti su input di francesi, tedeschi e di altri paesi che non hanno le nostre stesse produzioni di qualità nel settore lattiero-caseario, ma che invece hanno interesse ad avere produzioni di minore qualità con latte, in questo caso neanche fresco, ma latte addirittura in polvere. La questione è stata sollevata, abbiamo portato sotto i riflettori e il governo è rimasto inadempiente, silenzioso. Ho chiesto ieri al commissario europeo in commissione in Senato spiegazioni in merito a questa vicenda e lo stesso ha ribadito che sono ancora in attesa che il governo italiano prenda una posizione in merito. Non ci siamo proprio. Queste sono le contraddizioni che mettiamo in evidenza, quello dell'avere un ministro come Martina che non si presenta in aula quando si parla di agricoltura ma va davanti poi alle televisioni a rilasciare dichiarazioni che sembrano stia facendo le crociate per la difesa del Made in Italy e del prodotto di qualità, mentre nella realtà dei fatti scopriamo poi dai dati dei documenti che l'Italia non risponde neppure alle sollecitazioni della Comunità Europea.